Cari amici, dopo le due ultime puntate con un audio degno dei peggiori dilettanti, eccoci con due nuovi microfoni per divulgare degnamente l'amore per l'arte, vero fulcro di Haiku Art, la mini fiction che divulga vitamine d'arte al contagocce, il programma dell'AFA che dona refrigerio perché è breve, mai banale e molto, molto concettuale. E allora dammi il 5 e partiamo con l'haiku megafonico, il nipponico maccheronico. Uma wa senshi no uta no no kori desu. Ridammi il 5 che traduco velocemente e diligentemente. Brava! Cavalli è ciò che rimane del canto dei guerrieri. Lady Olga del fiume Volga, oggi hai la celerità di una lepre. Tu hai tradotto egregiamente l'haiku doc che cade ad hoc e introduce un manufatto d'antica data. Guardate un po', Olga, illuminaci e delucidaci con parole efficaci. Benissimo. Quello che vedete è l'elmo di Oppeano. Oh, la Peppa. La Peppa. Realizzato dall'antico popolo veneto nel V secolo avanti Cristo. È proprio un'archeologia. Misura. Allora, di diametro alla base 25 centimetri ed è alto 21 centimetri. E dove si trova? Ma Oppeano? No. Ma al Museo Archeologico di Firenze. Fin là. E lì la vedremo. L'elmo che vedete è il reperto archeologico più importante di Oppeano. Oppeano è un borgo tra Verona e Legnago, quindi per andare a Rovigo, e ci accoglie con il grande leone di Venezia in pietra bianca. Oh, mamma mia! Un mega leone. Oppeano, il cui nome rimanda a un particolare tipo di albero tipico della zona, un tempo era una località circondata da paludi e oggi invece da una fertile campagna. Il ritrovamento di tale prezioso e unico manufatto in bronzo, cara mia, va ubicato intorno all'ultimo quarto dell'Ottocento, però non abbiamo una data certa. Chi lo rinvenne nei campi è probabile non lo fece vedere ad altri per parecchi anni. Di certo però abbiamo che cercò di pulirlo con dei prodotti inadatti, danneggiando la patina che ricopriva i magnifici decori. Infatti, la parte esterna del bronzo copricapo è decorata a fasce parallele con motivi geometrici a scacchiera che delimitano la parte centrale, ovvero uno splendido fregio con 5 cavalli che procedono da destra a sinistra. Ma attenzione! Attenti, perché tra gli equini abbiamo una sorta di centauro alato nell'atto di afferrare la coda del cavallo che lo precede. Il reperto è davvero particolare e incredibilmente raro, un po' per la lavorazione a bulino, che è molto ricercata, e per l'iconografica decorazione. Unicamente a Cremona abbiamo un elmo in qualche modo imparentato con quello di Oppeano, in qualche modo, ecco. Ma ci troviamo a oltre 100 km in linea d'aria. Come mai tanti cavalli incisi così pazientemente a bulino? Il cavallo per il popolo dei Veneti aveva una valenza importantissima, in quanto animale indispensabile nell'aldiquà come nell'aldilà. Ed era anche evocatore del regno sotterraneo. Tutto, dalla morfologia dell'opera, ai cavalli, allo strano centauro alato, è comunque avvolto nel mistero. Ma possiamo affermare con certezza che questo elmo non era un copricapo difensivo, non si adattava bene alla testa e poi è molto leggero e quindi era inadeguato a proteggere l'eventuale guerriero da dei colpi morti. E allora perché l'hanno fatto quell'elmo? Molto probabilmente invece era un accessorio tra il sacro e il magico, indossato quindi
da uomini religiosi, sacerdoti o maghi. Più come mi piace l'elmo di Oppeano. Infatti la forma conica terminante con una punta a bottone rimanda a una primordiale antenna in grado di captare le onde ed entrare in contatto con il mondo incorporeo. Però, Olga cara, con rammarico dobbiamo dire che oggi l'elmo vero patrimonio culturale di Oppeano è... Purtroppo è in uno scantinato polveroso. Oh no! Questo capolavoro esposto per anni al Museo di Castelvecchio a Verona venne in seguito portato a Firenze al Museo Archeologico, dove in realtà si trova ancora oggi, ma dove si trova nelle cantine, chiuso probabilmente in una cassa, lontano dagli occhi di chi lo vorrebbe ammirare, quindi la gente di Oppeano si accontenta di un portachiavi. Guardate bene il portachiavi, che bello, sì. guardate, e ce l'abbiamo anche noi. Ovvio. Ma è proprio vero, avere troppo è come avere nulla. In America, attenti bene, per un elmo come quello di Oppeano avrebbero creato un padiglione ad hoc proprio per accogliere tale meraviglia. Noi invece, che abbiamo gemme uniche al mondo, le trattiamo proprio da infelice bigiotteria. Però guarda, l'elmo è stato imboscato in una cassa, ma qualcuno ha preso spunto per scriverci anche un romanzo. E ha fatto bene. Alla faccia del museo archeologico. E allora io aggiungo che invece di tenerlo in cantina tra topi e ragnatele, l'antico elmo dovrebbe tornare da dove è partito. A Oppeano. Facciamo una petizione e qui a Oppeano avere il ruolo che merita e magari invogliare le menti più ardute a decriptare le magnifiche immagini. E voi? Voi, amici del web che ci seguite con tanto affetto, come interpretate il centauro e i cavalli? Considerate quest'elmo un oggetto sacro? O profano? O magico? Un accessorio prodigioso di qualche magonzo? Nel guardaroba, voi che ci guardate, non avete pure voi un copricapo un po' particolare? Guardate che bel copricapo che abbiamo anche noi, un copricapo vagamente magico che funge per voi da elmo protettivo, come accade con un paio di occhiali neri? O a fiori. O a fiori o gialli? Svelatevi con noi. Aprite il cuore. Tutto resterà in famiglia. Non lo diremo d'anima viva. Tra amici. Certo. Confidate le vostre empatiche emozioni alla solita mail alfonsomattini@libero.it. E fate un po' di reclam a iQuart, perché l'iQuart è l'arte mignon, quella che volteggia dai dipinti alle canzoni. E allora, baci, abbracci e aprite la mente alle vitamine d'arte in gocce di iQuart.